Ora si registrerà la conferenza. Galileo Sesia. Presente, buonasera. Mansuri. Mansuri. Pronto, mi sentite? Sì, buonasera. Bene, buonasera, sono presente. Critelli. Presente. Lelli. Presente. Birini. Presente. Aduni. Presente. Salvatore Russo. Presente. Borgonovo. Presente. Sacconi. Presente. Cresci. Presente. Franceschini. Presente. Corona. Presente. Siete al completo come consiglieri. Nencini. Presente. Impallomeni, lo vedo presente. Curradi. Presente. Presente, buonasera a tutti. Rossi, presente. Siete al completo. Buonasera a tutti, scrutatori, sindaco. Borgonovo, Cresci e Corona. Poi iniziamo, buonasera, con il primo punto all'ordine del giorno che è l'approvazione dei verbali della seduta del 30 di luglio scorso. Ci sono delle annotazioni. Qualcuno vuole intervenire? Vi chiedo naturalmente di prenotarvi sulla chat. Non vedo nessuno che ha chiesto di intervenire, quindi lo metto in approvazione. Adoni. Approvo. Birini. Favorevole. Borgonovo, Favorevole. Cresci, Favorevole. Vitelli, Favorevole. Corona, Favorevole. Franceschini, Favorevole. Lelli, Favorevole. Mansuri, Favorevole. Russo, Favorevole. Sacconi. Favorevole. Sesia. Favorevole. Un tantino disturbato, Galileo. Io favorevole. Allora, passiamo quindi, approvato il primo punto, si passa al secondo, sono le comunicazioni del sindaco. E vi volevo fare un po' il punto su quello che è stato l'evento eccezionale della grandinata di domenica scorsa. Naturalmente non mi sto a soffermare sull'entità, la conoscete tutti, per quanto riguarda gli effetti. Siamo, diciamo, ancora con alcuni interventi dei vigili del fuoco di messa in sicurezza. Sono più di 50 gli interventi che hanno fatto i vigili del fuoco, e oltre a questi hanno anche fatto degli interventi per quanto riguarda le strutture di servizio, tipo gli uffici, gli ambulatori della Misericordia, che vi ricordo sono insediati in locali di proprietà comunale. Hanno fatto anche opera di copertura provvisoria a un dei teli, perché appunto il tetto era stato tutto devastato e non ha la protezione nemmeno di una carta catramata impermeabile, per cui
prossime piogge probabilmente interverranno la prossima settimana, si sarebbe creato delle infiltrazioni peggiorando tutta la situazione. Ora, come avrete sicuramente saputo, mercoledì prossimo ho indetto un'assemblea a Vivigliano aperta a tutti i cittadini, con le eventuali ristrettezze per quanto riguarda il Covid, soprattutto se ci dovesse essere tutto tempo e dovessimo fare l'assemblea al coperto nel circolo Arci. Diversamente la faremo nella società sportiva sotto il tendone. Ho chiesto l'intervento di una rappresentanza sia a livello politico che tecnico della regione, perché da loro discendono le decisioni riguardo agli interventi di finanziamento del rimborso spese, e quindi è bene, sono tutte ancora da prendere, da determinare, però appunto avere già un'indicazione da parte loro è molto importante. Direi che la struttura comunale in genere della protezione civile ha dato buona prova di risposta, c'è stato anche un'ottima collaborazione da parte dei cittadini, ci ha aiutato indubbiamente la buona stagione dopo l'evento, appunto da lunedì in poi. Se fosse stato un tempo piovoso sarebbe stato veramente una tragedia molto più grande. Direi queste sono diciamo in maniera stringatissima le informazioni sulla grandinata. Volevo invitare tutti i consiglieri comunali alla cerimonia che faremo la seconda settimana di ottobre, il 10, domenica 10, per commemorare le vittime del lavoro. È un tema questo fra l'altro molto attuale, che è alla ribalta della, diciamo, mediatico ma anche politico, e quindi è importante sottolineare la necessità di andare nella direzione di cercare di abbattere il più possibile questi episodi di infortuni e di morte sul lavoro. Per quanto riguarda il Covid, poi più dettagliatamente magari potrà affrontare la questione l'assessore Nencini. Abbiamo deliberato in giunta un contributo che ci perviene, che viene finanziato dallo Stato alle utenze non domestiche, con uno sconto del 33% sul tributo della Tari. Buono, io mi fermerei qui. Se c'è qualcuno che vuole intervenire su uno di questi argomenti che ho introdotto, me lo dica, che gli do la parola. Posso intervenire, Leonardo? Sì, si è prenotato però prima Giovanni Cresci e Galileo. Allora darei la parola in questa successione: Cresci, Sesia e Corona. Prego, Cresci. Sì, volevo fare una domanda. Credo che abbia sollevato già la questione Guido stamani in commissione. Mi domandavo se, sempre riguardo alla Tari, si può pensare di fare un intervento magari anche solo di
posticipazione della scadenza della rata per le frazioni colpite dalla grandinata, in maniera di dare un minimo contributo di sollievo alle finanze delle famiglie. Chiaramente, magari, insomma, abbiamo, credo, tempo anche nel consiglio per pensarci. Grazie. Assessore Nencini, visto che è stata tirata in ballo il bilancio, vuole rispondere lei? Se no rispondo io. No, posso rispondere anche io. È da valutare se è fattibile. Diciamo, la rata attuale scade alla fine d'ottobre, la seconda rata. La terza rata scade a gennaio, al 31 di gennaio. Quindi già siamo molto avanti, perché poi chiaramente c'è anche, ricordiamoci, un problema non solo di competenza ma anche di cassa soprattutto, no? Perché noi ad Alia anticipiamo le fatture, i pagamenti, e sono all'incirca 100.000 euro al mese che il comune paga. Però possiamo verificare la fattibilità e poi successivamente ci aggiorniamo al riguardo. Parola a Cesia, prego. Buonasera a tutti. No, io volevo essere molto diretto e volevo semplicemente fare complimenti all'organizzazione e a come sta affrontato questo evento, prima al sindaco e a tutta la macchina operativa che ho visto completa, compatta e anche molto rapida, perché dopo un'ora e mezzo, due ore circa dall'evento, Bivigliano aveva già il primo presidio. E questo è sicuramente frutto di un lavoro attento fatto da tutti voi, con chiaramente anche il nostro piccolo apporto, ma insomma, complimenti ancora e basta, ho finito. Grazie Galileo, la parola a Corona. Buonasera a tutti, ovviamente concordo con quello che ha detto il consigliere Cresci, se c'è la possibilità per quanto riguarda la Tari di procrastinarla, insomma è un piccolo cadeau per i cittadini, magari così, che mettono un po' di morale ai cittadini del comune, soprattutto per quelli di Bivigliano. Solitamente le amministrazioni e gli uomini si distinguono per quello che hanno fatto e per quello che fanno, e devo dire che l'amministrazione ha risposto, no? Al di là di qualsiasi siete stati bravi. Io ho visto il consigliere Critelli che smistava in piazza in sedie e quant'altro, quindi non è dato per scontato, quindi siete stati molto bravi, e credo che da quello che ho potuto sentire di concittadini, insomma, sono molto molto contenti, ecco, di questo operato, quindi siete stati bravi. Spero, un consiglio se mi posso permettere, se c'è la possibilità anche una delegazione del comune di incontrare, diciamo, le autorità, diciamo, l'assessore di riferimento, per poter parlare con loro, o comunque sicuramente può farlo il sindaco, ci mancherebbe altro, però anche questo per dimostrare la vicinanza di tutta l'amministrazione, che possa incontrare l'assessore di riferimento per far capire meglio, diciamo, quello che è successo. Tutto qui. Scusa, non ho capito la modalità del, diciamo, questo incontro. Chi lo vorrebbe fare e a chi lo chiederebbe? Ma io lo chiederei all'assessore di riferimento, dove partecipino, diciamo, ovviamente il sindaco, la delegazione, qualcuno del consiglio comunale, maggioranza e opposizione, e anche la misericordia, il parroco, diciamo, le persone che rappresentano il Bivigliano, il comune in particolare.
Quindi per riassumere, una delegazione della frazione di Rivigliano che incontra l'amministrazione cominciare dall'assessore con delega e poi anche certo. Consigliere. Certo, sarebbe una cosa auspicabile. Vabbè, allora io sempre aperto a incontrarsi e a comunicare, vediamo se da questa assemblea viene fuori questa esigenza e quindi la concretizziamo. Comunque, grazie della proposta e grazie anche del giudizio. Do la parola a Franceschini. Sì, eccomi. Allora, anch'io volevo prima di tutto ringraziare l'amministrazione che è stata vicina ai cittadini. Già alle 17:30 mi risulta che abbia aperto la sala operativa e gli interventi sono stati pressoché immediati. Quindi di questo appunto volevo ringraziare assolutamente l'amministrazione. Volevo dire che anche i cittadini di Bivigliano hanno avuto un atteggiamento pur nel disastro che è avvenuto, però diciamo molto propositivo, si sono dati subito da fare per ripristinare, per diciamo ritornare a una certa normalità, e questo fa onore diciamo ai cittadini del nostro comune sicuramente. A parte questo volevo chiedere al sindaco se c'è già una valutazione, una quantificazione iniziale di quelli che sono stati i danni del nostro comune. E poi anche riguardo alle segnalazioni che i cittadini mi risulta possano fare fino al 2 di ottobre. Sono state indicate due modalità, una quella telefonica, che però mi sembra che poi ci siano stati dei problemi sul discorso del centralino che a volte non era raggiungibile, poi è stata indicata la modalità della mail. Per cui ecco, volevo sapere dal sindaco se continuano ad essere valide tutte e due le modalità, anche perché magari molti cittadini non hanno la possibilità di fare la segnalazione tramite mail. Grazie. Allora, le fasi, diciamo, i vari step sono diversi. Entro domani, venerdì alle 10, noi dobbiamo come amministrazione comunicare alla Regione Toscana quelli che sono stati gli interventi di soccorso, quindi nell'immediato, con la stima dei costi. Chiaramente non abbiamo, per fare un esempio, già quantificato in fattura quello che ci può costare avere noleggiato i Bobcat da una ditta privata per poter pulire le strade comunali da dei detriti vegetali, eccetera. Poi contemporaneamente dobbiamo comunicare i danni subiti dalle strutture di servizio pubblico. Questa è la prima tappa. Contemporaneamente stiamo raccogliendo le segnalazioni da parte dei privati di tutti i danni che sono stati patiti. Questi andranno a formare un'altra comunicazione alla successiva alla regione. Che non è quelle segnalazioni, non è che siano in scadenza il 2 d'ottobre, cioè noi abbiamo aperto diciamo questo sportello dedicato fino al 2 per quanto riguarda il servizio telefonico. Poi le segnalazioni che si preferisce pervengano per mail, che quindi sono anche più gestibili e da parte dell'utenza sono anche più facilmente
redigibili, diciamo, a qualunque ora, possono pervenire anche successivamente. Probabilmente avremo molto più tempo per comunicare l'entità approssimativa stimata dei danni a, diciamo, ai privati. Su questa base poi la Regione dovrà fare un primo stanziamento per ristorare i comuni per quanto hanno speso per i primi interventi e per i danni sulle diciamo, sulle strutture per le funzioni pubbliche, e poi successivamente quello per i danni privati. Va detto, per non accendere delle illusorie aspettative, che non tutti i danni saranno diciamo, passibili di rimborso, cioè passibili di essere coperti al rimborso spese, e quasi sicuramente, questo lo anticipo, probabilmente, molto probabilmente, le spese sui veicoli non saranno rimborsate per niente. Ripeto, questa è una mia diciamo, illazione che fa riferimento a, diciamo, a episodi precedenti analoghi, per cui può essere sempre, posso essere sempre corretto, diciamo, e smentito. Però sarebbe bene, insomma, che chi ha avuto danni appunto ai veicoli non fosse, non avesse troppe aspettative in questo senso. Allora, se non ci sono altri interventi, direi di andare oltre. Do la parola all'assessore Nencini per quanto riguarda il terzo punto, il bilancio consolidato. Buonasera. Allora, in merito alla proposta di Consiglio 75 riguardante il bilancio consolidato, si tratta di una presa d'atto, poiché noi non siamo tenuti al bilancio consolidato in quanto le nostre partecipazioni sono sotto l'1%. Tuttavia dobbiamo fare una presa d'atto dichiarando che, appunto, poiché abbiamo partecipazioni sotto l'1%, non siamo tenuti all'obbligo di legge dell'approvazione del bilancio consolidato al 30 di settembre. Richiesta di interventi? Nessuno, quindi metto in votazione con l'immediata eseguibilità. Adoni? Favorevole e favorevole. Verini? Favorevole e favorevole. No. Favorevole e favorevole. Cresci? Favorevole e favorevole. Fritelli? Favorevole e favorevole. Corona? Sandra? Favorevole, favorevole. Franceschini? Favorevole, favorevole. Lelli? Favorevole, favorevole. Mansuri? Favorevole, favorevole. Busso? Favorevole, favorevole. Sacconi? Favorevole, favorevole. Sesia? Favorevole, favorevole. Io favorevole, favorevole. Punto numero 4. Quinta variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 21-23. Parola all'assessore Nencini.
In questa variazione andiamo a recepire quelli che sono stati i trasferimenti compensativi da parte dello Stato arrivati in agosto. E in particolare mi riferisco al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di euro 255.291,85 e i successivi trasferimenti compensativi per minore entrate tributarie minori, scusate il gioco di parole, di 78.352.000,15 euro. Trovate poi all'interno della variazione diversi contributi, poi magari i colleghi parleranno per meglio descrivervi a che cosa si riferiscono i contributi di cui è l'oggetto. In particolare mi riferisco ai contributi per la cava paterno, per gli interventi della cava 50.000 euro, poi c'è un contributo regionale PSR 2014-20, misura investimenti per resilienza e pregio, 141.841. Poi c'è un contributo regionale del Fondo della Montagna per il progetto del Teatro dei Quattro Elementi. Altri aggiustamenti di capitoli nella spesa che ci sono arrivati da i vari settori, quindi come potete vedere diversi capitoli di spesa dove vi sono degli aggiustamenti o richieste dai settori per spese. C'è poi i 120.000 euro per quello che riguarda gli spazi Covid scuola che trovate in variazione. Vediamo se ci sono altre particolarità. Per quello che riguarda il progetto, in particolare il Teatro dei Quattro Elementi, è un progetto che ho seguito io e quindi ve lo espongo brevemente. Contributo a Fondo Montagna, progetto che era stato presentato l'anno scorso alla Regione, non aveva raggiunto per pochi punti la finanziabilità. Quest'anno il Fondo Montagna è stato rifinanziato e il progetto ha ottenuto il finanziamento. Avevamo presentato un progetto che riguardava la trasformazione del centro civico che si trova a Caselline in uno spazio culturale teatrale, quindi uno spazio adibito a teatro, ma uno spazio dove anche vi è possibile fare attività culturali, educative e di formazione, insieme con la sistemazione dello spazio esterno, e poiché dovrà diventare anche uno spazio accoglienza turistica, è previsto anche cartellare dal sentiero che arriva a Bivigliano fino al teatro, proprio perché era un progetto che riguardava sia la parte culturale ma anche la parte turistica. Mentre per quello che riguarda le altre tipologie di progetti per cui abbiamo ricevuto dei finanziamenti, magari chiedo a Riccardo se può parlarci lui dei progetti che lo hanno riguardato. Sì, volentieri. Allora, partiamo da questo titolo, ormai hanno scoperto il termine resilienza, lo metto da tutte le parti. Quello che sembra riguardare soltanto il pregio ambientale, ed è questo contributo regionale, in realtà è un bando che abbiamo tentato per ben tre volte, mettendo dentro in realtà il ripristino della sentieristica medievale del versante nord di Monte Morelli, quella che collegava e a tutt'oggi collega, essendo a tutt'oggi considerata una strada vicinale pubblica su cui corre il sentiero numero 7 del CAI, quello che va da Sitriano a Cerreto Maggio, Morlione, Pescina. Oltre a questo abbiamo messo anche la gestione del bosco del Parco della Garena. Alla terza volta
ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. E qui sono indicati 141, quasi 142 mila euro. Ne possiamo chiedere un anticipo di circa il 50%, quindi circa 70 mila euro, anche perché dobbiamo fare la progettazione definitiva. Quindi è una bella vittoria, è stato, vi assicuro, estremamente difficile anche solo la partecipazione al bando. Era un bando veramente molto complicato, anche vista la cifra che era in ballo. Considerate che la cifra massima che veniva messa a bando era 150.000 euro. Ne abbiamo presi quasi 142.000, quindi è veramente un bel risultato. 50.000 euro che vedete, qui devo fare un discorso in un pochino più lungo. PNRR, una bella fetta del PNRR sarà destinata ai cosiddetti siti orfani. Siti orfani sono quelli in cui colui che si è reso responsabile dell'inquinamento non ha fatto niente per eliminare o quantomeno mettere in sicurezza il potenziale inquinamento. Perché ci sia la classificazione come sito orfano, è necessario che una delle tre matrici ambientali, ovvero suolo, acqua, aria, sia contaminata sopra soglia critica di contaminazione. Noi avevamo ricevuto dalla regione 152.000 euro con cui abbiamo finanziato la progettazione e la messa in sicurezza e le opere. Scusate, c'è qualcuno che è al microfono. Se può chiuderlo, grazie. Per poter fare le verifiche che ci servono per verificare appunto la contaminazione, dobbiamo fare dei sondaggi, prendere dei campioni indisturbati, portarli in laboratorio ed analizzarli. Con quei 152.000 euro che ci aveva dato la regione, che fra l'altro, parentesi, andranno restituiti, sono a tasso zero e andranno restituiti in futuro una volta spesi, non ce la facevamo a coprire le spese di sondaggio. Ho chiesto questi 50.000 euro, in prima battuta mi hanno detto che non ce li avevano, in seconda battuta per fortuna sì. Ecco cosa sono questi 50.000 euro, sono quelli che ci permettono di andare avanti. Ho chiesto a Laura se era possibile, tra l'altro, un'altra variazione di bilancio, perché quando l'abbiamo progettata non ci avevano ancora detto sì, anzi ci avevano detto no, questi 50.000 euro, quindi ho chiesto 20.000 euro nostri, interni, da tenere pronti in caso non ce li avessero dati, che spero di non spendere e di restituire a fine anno. Comunque ce li abbiamo in questo momento, la ragioneria ce li ha trovati. Altra buona notizia è che il PNRR ha già fatto arrivare in Toscana 5 milioni e 4, o scusate non me lo ricordo, 5 milioni e 8. A noi ne verranno dati sicuramente 138 mila euro e questi non saranno da restituire. Tutto questo dovrebbe portare, questo è il progetto della regione, alla bonifica, quindi messa in sicurezza, poi analisi di rischio, poi bonifica, che in buona sostanza per noi significa soltanto allontanamento di tutto quel materiale, vista la situazione geologica, strutturale e litostratigrafica, quindi non abbiamo altra possibilità che l'allontanamento. Tutto questo dovrebbe terminare entro il primo trimestre del 2026. Ci sono tempi strettissimi per l'attuazione.
stiamo correndo come matti, è molto difficile. Serena Franceschini mi capisce in particolar modo per la difficoltà tecnica di tutto questo, ce la mettiamo tutta, andiamo avanti. Intanto questa è una ottima notizia che abbiamo ottenuto questi fondi, intanto. Grazie. Non vedo richieste di intervento. Non ce ne sono. Quindi passo alla votazione. Ah, Cresci vuol fare una domanda, prego. Sì, grazie per tutti gli chiarimenti su tutti questi contributi, sono tutte buone notizie. Volevo chiedere riguardo all'adeguamento degli spazi scuola, se capisco bene, qui si tratta di installare nel giardino della scuola di Vaglia due moduli per supplire alla mancanza della mensa e della palestra della primaria di Vaglia. Volevo sapere se era stata coinvolta la scuola nella decisione di utilizzare il giardino per questi moduli e se non è stato invece valutato un intervento più strutturale sulle strutture già esistenti che potesse essere utilizzato anche in futuro. Grazie. Assessore Currari o Rossi, sì. Se volete rispondere. Allora, la dirigente, nuova dirigente scolastica è stata informata del fatto di utilizzare il giardino per l'installazione di queste strutture e ho un incontro, insomma, dovrò avere un incontro lei la prossima settimana. E, allora, questo contributo prevedeva il noleggio di moduli che potessero essere adibiti ad aule. L'intenzione, appunto, come ha detto Giovanni, è quella di liberare il refettorio e farlo tornare alla sua funzione originale e ricavare sia un'aula con i bambini che attualmente occupavano il refettorio che la palestrina. E stiamo anche valutando un intervento strutturalmente più di ampliamento proprio in modo che per le prossime annualità in attesa della nuova scuola si possa risolvere definitivamente il problema. Grazie. Bene, metto in votazione il punto 4 dell'ordine del giorno Adoni con l'immediata eseguibilità. Favorevole e favorevole. Birini. Favorevole e favorevole. Favorevole e favorevole. Cresci. Contrario, contrario. Critelli. Favorevole, favorevole. Corona. Mi astengo. Franceschini. Contrario, contrario. Lelli. Favorevole, favorevole. Mansuri. Favorevole, favorevole. Russo. Favorevole, favorevole. Sacconi. Contrario, contrario. Sesia. Favorevole, favorevole. Io favorevole, favorevole. Allora, siamo arrivati all'ultimo punto, la mozione presentata dal gruppo Scelgo Vaglia per l'intitolazione a Luigi Strada del piazzale sottostante in municipio. Prego, darei la parola a Sacconi come capogruppo o la vuol dare a qualcuno del suo schieramento per leggerla. Prego. Vado io, Guido? Sì, tu. Bene. Allora, leggo il testo. Allora, mozione per la richiesta alla Giunta Comunale dell'intitolazione a Luigi Strada e piazzale sottostante il municipio comunale nel capoluogo. Considerato che il 13 agosto 2021 Luigi Strada, detto Gino, nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile del 48, è deceduto a Rouen. Tenuto conto che Gino Strada è stato un medico, attivista e filantropo italiano, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti,
dell'ONG Italiana Emergency. Considerato che dopo aver praticato come cardiochirurgo si indirizza verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra. Nel periodo 1989-94 lavora con il Comitato Internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto, Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia-Herzegovina. Questa esperienza sul campo motiva a Strada e un gruppo di colleghi a fondare Emergency, un'associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo, che dalla sua fondazione nel 1994 ha fornito assistenza gratuita a oltre 11 milioni di pazienti in 19 paesi del mondo, costruendo ospedali, centri chirurgici, centri di riabilitazione, centri pediatrici, posti di primo soccorso, centri sanitari, ambulatori e poliambulatori, ambulatori mobili, un centro di maternità e un centro cardiochirurgico, nonché contribuito alla ristrutturazione e all'equipaggiamento di strutture sanitarie già esistenti. Tenuto conto che dal 2006 Emergency è attiva anche in Italia, quando aprì a Palermo un poliambulatorio per garantire assistenza sanitaria gratuita ai migranti e a tutti coloro che ne avessero bisogno. Oggi gestisce 3 poliambulatori, 3 ambulatori, 3 ambulatori mobili e 2 unità mobili, nonché uno sportello di orientamento sociosanitario. Visto che nel 2001 Gino Strada è vincitore del premio Colombe d'Oro per la Pace, assegnato annualmente dall'archivio Disarmo, a una personalità distinta in campo internazionale, che nel 2015 è ritirato a Stoccolma per, virgolette, la sua grande umanità e la sua capacità di offrire assistenza medica e chirurgica di eccellenza alle vittime della guerra e dell'ingiustizia, continuando a denunciare senza paure le cause della guerra, il Right Livelihood Award, nato per onorare e sostenere coloro che offrono risposte pratiche ed esemplari alle maggiori sfide del nostro tempo, che nel 2017 ha conseguito il Sunak Peace Prize, assegnato ogni anno a individui e organizzazioni che si sono distinti per l'importante contributo alla pace e allo sviluppo umano. Considerato come Gino Strada e l'associazione da lui fondata si siano fatti promotori di numerose iniziative per la pace e il disarmo, dalla messa al bando delle mine all'attuazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione, e che Gino Strada è stato per decenni punto di riferimento dell'attivismo pacifista italiano, denunciando e raccontando le violenze e le brutalità della guerra. Si era speso in particolare per chiedere la fine della guerra in Afghanistan, dove nel corso degli anni Emergency aveva aperto alcuni ospedali e dove ha continuato a operare anche nelle ultime settimane, nonostante l'avanzata dei talebani. Visto che la legge 23 giugno 27, numero 1188, prevede all'articolo 4 la deroga da parte del Ministero dell'Interno al divieto posto agli articoli 2 e 3 della medesima legge sull'intitolazione di strade e piazze pubbliche a persone decedute da almeno di 10 anni, per persone che abbiano benemeritato della nazione, come indubbiamente si tratta in questo caso, e visto la circolare numero 10 dell'8391, con la quale il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'atto deliberativo in materia di toponomastia è di competenza della Giunta Comunale, e considerato che il piazzale nel capoluogo sottostante il municipio comunale attualmente adibito a parcheggio è tuttora sprovvisto di intitolazione, il Consiglio Comunale di Vaglia invita il Sindaco e la Giunta a dedicare, sentito il Ministro dell'Interno e il Prefetto, a Luigi Strada il piazzale sottostante il municipio comunale nel capoluogo comunale. Grazie. Bene, ci sono iscrizioni a parlare? Diana Mansuri, prego. Sì, allora buonasera a tutti intanto. Io anticipo con questo mio intervento che il gruppo consigliere di maggioranza esprime il proprio voto favorevole all'approvazione della mozione presentata dai consiglieri di Scelgovaglia. Vorrei giusto, credo insomma sia opportuno fare qualche piccola precisazione, ma semplicemente a scopo informativo e soprattutto a beneficio quindi dei nostri concittadini e di chi appunto non conosce quella che è la procedura a cui ci si deve attenere in questo tipo di attività. È previsto appunto dalla normativa sulla toponomastica che si debba rispettare il termine di 10 anni dal decesso della persona per l'intitolazione alla persona stessa di strade piuttosto che di piazze, piuttosto che di luoghi pubblici.
È previsto però anche la stessa legge che prevede questa limitazione, prevede anche che il prefetto, la prefettura, cioè il Ministero dell'Interno, poi c'è stata una circolare che ha delegato alla prefettura questa attività, possa derogare appunto a questo limite del rispetto dei 10 anni. È evidente che Gino Strada è deceduto insomma pochissimo tempo fa, quindi i 10 anni non sono decorsi. Noi siamo chiaramente favorevoli appunto all'approvazione di questa mozione, che impegnerà quindi poi la Giunta a svolgere quella che è la procedura e a richiedere l'approvazione del prefetto e anche appunto ottenere la deroga. Se questo per dire che ci dobbiamo anche preparare all'ipotesi in cui la prefettura decida di non concedere la deroga e quindi di non autorizzare un'attività di questo tipo. Chiaramente noi ci auguriamo che non sia così, però potrebbe esserlo, e quindi questo è quanto. Grazie. Grazie consigliere Massuri. Non vedo altri che si siano prenotati, quindi metterei in votazione la mozione. Adoni? Favorevole. Pierini? Favorevole. Borgonovo? Favorevole. Cresci? Favorevole. Vitelli? Favorevole. Corona? Favorevole. Franceschini? Favorevole. Lelli? Favorevole. Mansuri? Favorevole. Russo? Favorevole. Sacconi? Favorevole. Sedia? Favorevole. Io personalmente favorevole, quindi approvata all'unanimità. Bene, abbiamo esaurito l'ordine del giorno, quindi chiudo l'assemblea. Do a tutti la buonanotte. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.